e dei relativi emendamenti. Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti l'onorevole Pellegrino. Ne ha facoltà. Onorevole Pellegrino, prego. Colleghi, liberiamo l'emiciclo per cortesia. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Ci troviamo a discutere in terza lettura la proposta di legge dal titolo Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Siamo qui ad esaminare gli emendamenti proposti alla decisione dell'Aula, all'Aula della Camera. Come sapete, il gruppo Sinistra Ecologia e Libertà si è battuto fino ad oggi affinché nessun gruppo parlamentare presentasse emendamenti, ma così purtroppo non è stato, nonostante in Commissione Ambiente alla Camera, la commissione dove inspiegabilmente non è stata incardinata né discussa la legge, ci fosse stato il voto unanime dei commissari contro la presentazione di emendamenti. Questo ovviamente per portare definitivamente a conclusione il provvedimento in questa sede, senza alcuna modifica. Il nostro auspicio è che con le votazioni odierne il Governo confermi quanto definito durante la discussione nel Comitato dei Nove in Commissione Giustizia e sostenga il voto contrario del relatore di maggioranza, perché è finalmente giunto il momento di approvare in via definitiva un organico e sistematico intervento sul codice penale italiano dedicato specificatamente alla tutela dell'ambiente. Presidente, io le chiedo un po' di silenzio, scusi. Presidente? Anche la sua attenzione, scusi, Presidente. Grazie, vorrei un pochettino di silenzio, le chiedo. Grazie mille. Questo è suo diritto chiederlo e sarebbe anche mio dovere riuscire a garantirglielo. Chiedo però ai colleghi se mi aiutano in questo, abbassando magari un po' il tono della voce, colleghi, liberando anche l'emiciclo, per favore. Onorevole Nizzi, se vuole interviene anche lei e dice quello che pensa, se no ascolti quello che dicono gli altri o comunque faccia in modo che gli altri possano parlare con un clima di silenzio. Prego. Grazie Presidente. E le ricordo che il 26 febbraio del 2014 la Camera aveva approvato a larghissima maggioranza il testo unificato delle tre leggi, una mia prima firma, una firma del Presidente Realacci e una firma dell'onorevole Micillo. E dopo un buon lavoro davvero svolto in Commissione Giustizia, e di questo ringrazio la Presidente Ferranti, la proposta di legge in materia di delitti contro l'ambiente è stata trasmessa purtroppo al Senato, dove è rimasta bloccata nelle commissioni di merito per oltre un anno prima di essere rimandata con modifiche qui alla Camera di Montecitorio. Il fatto che sia stata bloccata al Senato è già di per sé un dato significativo dei tentativi di fermare e ostacolare l'iter dell'approvazione di questa legge. A questo dobbiamo aggiungere i tentativi di stravolgimento come il paventato inserimento di improbabili ravvedimenti operosi per gli inquinatori. Fortunatamente la pressione dell'opinione pubblica e della campagna lanciata da un cartello di 25 associazioni che ha visto capofila Legambiente e Libera ha sbloccato la situazione al Senato e oggi, Presidente, quest'Aula potrebbe approvare definitivamente questa legge che inserisce delitti ambientali nel nostro codice penale. Ve lo ricordo, Presidente, l'inquinamento e il disastro ambientale, il trasporto e l'abbandono di materiale radioattivo e l'impedimento di controllo. Ancora oggi la maggior parte delle sanzioni per reati contro l'ambiente sono di natura contravvenzionale per una prescrizione fissata in appena 4 anni, che fa sì che nella migliore delle ipotesi il procedimento penale si fermi alla sentenza di primo grado, non giungendo a sentenza definitiva. Se oggi noi approvassimo questa legge, avremo una chiara normativa in materia di delitti contro l'ambiente, colmando una volta per tutte un vuoto pericoloso e ormai incomprensibile del nostro codice penale, che ci vede fanalino di coda di tutti i paesi europei. Purtroppo anche in queste settimane si sono manifestate forti pressioni per modificare il testo in approvazione, in particolare da parte di quei settori economici che, incuranti dei danni dell'ambiente, si sono arricchiti sulla pelle dei cittadini, chiedendo continuamente ulteriori modifiche. È evidente che con l'approvazione anche di un solo emendamento il provvedimento dovrebbe tornare nuovamente al Senato per un quarto passaggio parlamentare. Presidente, dopo tanta attesa e fatica, si apre il rischio concreto che questo provvedimento venga affossato definitivamente, date le tante difficoltà e gli atti di ostruzionismo emersi nell'estenuante discussione fatta a Palazzo Madama. È questo il motivo per cui anche qui, davanti alla Camera, si sono svolti sit-in promossi dalle 25 associazioni che hanno firmato
l'appello in nome del popolo inquinato. Vogliamo che i delitti ambientali nel codice penale siano approvati subito in maniera definitiva. E noi rivendichiamo il diritto e l'urgenza per il nostro Paese di avere finalmente, dopo 21 lunghi anni, questa legge. Siamo ormai all'ultimo atto decisivo. Sinistra Ecologia e Libertà si è impegnata affinché i firmatari della legge venisse questa legge, affinché venisse approvata senza modificare neanche una virgola. Dopo il via libera della Commissione Ambiente della Camera, che ha espresso un parere per cui si chiede l'approvazione del testo proposto senza modifiche, in Commissione Giustizia Forza Italia, Scelta Civica, NCD, UDC e Gruppo Misto hanno complessivamente presentato 19 emendamenti, tutti respinti. Ma oggi li troviamo tutti all'esame dell'Aula, nonostante i due ministri, Galletti e Orlando, si siano espressi in tutti i consessi pubblici a favore dell'approvazione immediata della legge. SEL, coerentemente con il sostegno a neanche una virgola, la campagna che promuove l'approvazione della legge senza modifiche, non ha proposto alcun emendamento, nonostante ce ne fosse necessità, perché la legge non è perfetta, ma noi vogliamo che sia approvata oggi stesso. E chiediamo con forza che tutti gli emendamenti in esame siano respinti dal Governo. Ma oggi ci si presenta anche davanti a un incredibile paradosso, Presidente. Tra gli emendamenti presentati c'è anche quello che vuole abrogare la norma che vieta l'uso della devastante tecnica degli airgun, usata per l'esplorazione del suolo in ambiente marino. Vi ricordo che fu un emendamento proposto proprio da Forza Italia e che SEL votò. Presidente, al Senato lo propongono, lo sostengono, lo votano e diventa norma, mentre oggi loro stessi, qui alla Camera, ne chiedono la soppressione. Ma dov'è la coerenza in tutto questo? E tutto questo cosa ci fa pensare, se non che sia stato una sorta di cavallo di Troia per far affossare il percorso di questa legge voluta dai cittadini da 21 anni. Come sempre, gli inquinatori e devastatori dell'ecosistema marino, per 4 gocce di petrolio, trovano sempre qualche parlamentare disponibile a supportare le lobby dei poteri forti. Noi ci auguriamo che il Governo non si faccia promotore di questo emendamento che cancella la norma che vieta l'utilizzo della tecnica degli airgun nella ricerca petrolifera. Sarebbe un fatto inaccettabile, Ministro Galletti. L'Italia pulita, che combatte contro l'inquinamento, la devastazione dell'ambiente, l'abuso del territorio e dei mari, l'Italia che vuole salvare l'Italia inquinata, è ben consapevole che far saltare il divieto di airgun dalla legge sugli ecoreati non significa legittimarne l'uso, né sul piano normativo, né tantomeno sul piano scientifico. La battaglia su questo fronte continuerà, anche perché innumerevoli studi scientifici hanno dimostrato quanto siano devastanti quelle tecniche di prospezione per i cetacei, per il patrimonio ittico e per l'equilibrio ambientale complessivo del Mediterraneo. Ministro, abbiamo rotto veramente il patto con la terra e la terra, giorno vicino giorno, ce lo sta facendo pagare. Presidente, approvando emendamenti come questi, mettiamo a repentaglio l'approvazione di una legge che il Paese attende da troppi anni e anche da troppi morti, dimostrando così di voler proteggere solo gli interessi dei soliti nomi. Si risponde invece positivamente all'accorato appello di tutte le associazioni ambientaliste e di tutti coloro che chiedono la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della bellezza, della memoria e della natura del nostro Paese. Approviamo subito e senza modifiche oggi questa legge. La sua approvazione potrà garantire l'utilizzo di strumenti di indagine più efficaci ed incisivi per punire e prevenire i sempre più diffusi fenomeni di criminalità ambientale. Potenti holding criminali con insospettabili coperture continuano anche in questi giorni a ferire mortalmente il nostro territorio. Presidente, io temo che questa legge non sia di interesse dei nostri colleghi parlamentari, perché le cose che io sto dicendo le stiamo aspettando da 21 anni. Anche lei, Presidente, mi pare che non sia particolarmente interessato a quanto io sto dicendo in questo momento. Presidente! Presidente, chiedo la sua attenzione. Abbia pazienza, onorevole Pellegrino. Ma guardi, lei intervenga. Non è che... Lei sa bene che noi ci rivolgiamo alla Presidenza. Lei si rivolga alla Presidenza perché questo il regolamento lo prevede, ma la Presidenza... verso i nostri colleghi, grazie. Il disastro ambientale è un contesto sociale,
politico, colleghi, culturale, liberiamo l'emiciclo per cui abbiamo il dovere di reagire tutti assieme e con forza, con un atto di civiltà. Per questo chiediamo ai parlamentari uno slancio di responsabilità, perché dimostrino di sapere quali sono gli interessi che devono tutelare, bocciando tutti gli emendamenti. E la risposta alle domande dell'Italia inquinata, continuamente umiliata dall'impossibilità di reagire adeguatamente al crimine ambientale, può essere questa nuova legge, Ministro. Approviamola subito e senza modifiche. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Mazziotti, ne ha facoltà. Prego i colleghi intorno all'onorevole Mazziotti se possono. Onorevole Presidente Ferranti, colleghi, per favore. Grazie Presidente. Gran parte degli emendamenti che discuteremo oggi sono stati presentati dal gruppo di Scelta Civica e devo dire che il tipo di discussione, anche l'ultimo intervento che ho appena sentito, è quello che ci lascia molto perplessi, perché noi abbiamo votato con convinzione il testo che la Camera ha licenziato in prima lettura, perché era un testo equilibrato che è stato oggetto di una lunga discussione e all'esito della quale c'erano delle cose anche da correggere, ma il testo era sicuramente un testo efficace e anche, che è la cosa più importante, rispondente ai canoni di costituzionalità delle norme penali e anche di ragionevolezza. Al Senato è stato fatto un lavoro che, consentitemi di definire pessimo,